Oh, la croce. Il Croce Rossini, no. È brutta sta maglia, ragazzi. Facciamo. Piuttosto faccio così. Piuttosto faccio così, la seconda maglia della Juve. Ma Panzer è un bravo ragazzo. Panzer è uno che sì, ma non ha mai offeso. Comunque, anche nel suo modo di scherzare, non l'ho mai trovato offensivo. Anzi, veramente una brava persona. Ce ne fossero come Panzer, veramente. So che non approvi, ma. Panzer è abbastanza adorabile. No, non mi piace questa formazione in uso. Allora, teniamola così, dai. Teniamola così. Mi sta bene. Kovac, oh mio Dio, era la Juve della Serie B. Kovac, Bonson, Zebina, Chiellini, Zanetti, Cristiano, Gianni Credda, Mauro German Camoranesi. Adesso guardo perché l'ultima volta mi dicono: ma Jack, ma tu li metti sempre fuori posizione. Ma no, ma ci sta. Vedete che nel gioco perlomeno me li dice che sono messi bene. Dice che sono. Io guardo il gioco, ragazzi. Se il gioco mi dice che sono in una posizione ideale, li accetto in quella posizione. Per quanto in realtà magari non lo erano. Del Piero sì, la seconda punta. Mi sa che si poteva, se non sbaglio, qui nel gioco, dirgli che il giocatore è un seconda punta. Facciamo così. Il Piero leggermente più indietro di Trezeguet. Affrontiamo un Parma leggendario. Guarda, infatti vedete che c'è in panchina. No, le grottaglie. Giocatore. Le grottaglie di Birindelli sono i giocatori preferiti di Kla. Abbiamo. Mamma mia, Guzman. Insomma, Chiumento. Masiello. Grande Marcellone Zalaieta. Mamma mia, Marcello. Marcello Zalaieta. Ci stava, era una squadra di Serie B, ragazzi. È un bravo ragazzo, un ragazzo molto alla mano, ci poteva bene in giro, produce parte di fallo. Lo so che è gentile, lo so. Parma con Bucci, Cardone, Fernando Couto, Coli, Castellini, Bolagno, che c'è la mia. Grella, Pisano, Gasbarroni, Morfeo e Budan. Grande Budan. Grande Budan. Morfeo, ragazzi, è stato all'Inter. So che Kla da bambino si era tatuato il volto di Morfeo sulla costola. È una bella classifica, una bella classifica. Molto, molto, molto combattuta. Molto, molto combattuta. Si guadagnano punti guardando le live, normalmente. Perciò, se tu vuoi vedere i tuoi, se sei curioso, Leonardo, di sapere quanto ti manca per raggiungere il coach Yoga Fitness, fai punto esclamativo mese. Un saluto a tutti, Un davanti a me saluto a c'è Mauro tutti, dai. Satriani, i giocatori e la terna arbitrale stanno entrando sul Avevo televisore, promesso una comincia la cosa, gara. ragazzi, eh. Hai qualche commento da fare sulla partita, Mauro? Grazie Marco, i tifosi si aspettano molti gol e non credo che le Buffon. squadre Allora, vorranno dopo la deperire. partita, dai. È solo un amichevole, Ricordatemi ma i dopo la protagonisti si partita affronteranno a un po' viso di aperto. armonica. 115. Buona, buona, Leonardo. Se vuoi poi te ne do ancora un Ecco po' il in più. calcio d'inizio. Gli appassionati di Ti do qualche calcio del punto mondo bonus, intero eh. sono. Usare le mods sul mio canale. Sarà È interessante bellissima sta vedere cosa. come cominceranno la partita. È L'ho fatto apposta per aiutare le scatenato persone a divertirsi verso senza bisogno di Camoranesi. spendere soldi per la sub. Ok? Trezeguet. Penso ai miei vantaggi, penso ai Ancora in vantaggi attacco qui. dell'utenza. Divertente. Ha lavorato benissimo con la Credo palla. di no. Ah, ok, quindi è scritto no no e Bolagno. noi abbiamo visto un gatto che scuote la testa. La cosa ironica è quella, Matteo. Tu scrivendo no no, praticamente abbiamo visto un gatto che scuote la testa e fa no 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 no. È bellissima sta Sta cosa, va bene. cercando aiuto. Stavolta, Tizio, ti ricordi cosa ti ho detto Bolagno, oggi? gran difesa Sono qui. contento che tifi per il Parma. Ora ti dico no. Stavolta spero che tifi Juve, perché sono la Bolagno. Juve. Lo so, ragazzi, mi tocca fare. Mi tocca fare. E Cardone. ormai vi devo dire che Colì. un sacco di persone Pisano. sono juventine e mi dicono che Palla parlo troppo. contestata qui. Jack, quando usi la Juve parli troppo. C'hanno È ragione. vero. C'hanno E adesso il ragione. gioco si spinge in avanti. Guarda, guardo l'Alex. Perciò parlerò Cassetto di di Milo. cross. Dai, non ci crede Il nessuno. difensore si è comportato No, ma bene. non le vede, Ha non le lasciato vede. passare il Impossibile che le cross e ha veda. messo il calcio Se non d'angolo. ha Better TV. Ah, perché scrivendo Cross no no ti lungo. compare. Bello quello. Scrivendo no no ti compare. Vai, ci siamo. Gianni Chedda. Bel passaggio. Quando vedo Gianni Chedda. Sapeva esattamente dove posizionarsi. Buon giocatore, ma non da Juve, però. Sarà Trezeguet. gol qui. Questa era la Juve della Serie B, che comunque era una signora Juve. Un sacco di giocatori si sono ripassati. Si è presa Vai la Alex. palla. Difesa imbarazzante. Big man Alex. Fernando Couto. Lo vedi questo? Palla Ecco, recuperata qui. lo vedo.
A me è apparso il gatto, è apparso il gatto sul... Il gatto che scuote la testa. Oh, Del Piero. Il portiere riesce a parare. Bucci. Ecco, Bucci era un buon sportiere quando se ne andò Buffon dal Parma. Bucci, prima c'era Guardalbene, poi ci fu Bucci, che secondo me era un'ottima scelta. Veramente un gran portiere, Bucci. Mamma mia. Buffon. Pisano. Troverà lo spazio di cui ha bisogno. Morfeo, se non sbaglio, si chiama Domenico Morfeo. Correggetemi se sbaglio, è vero? Me ne sono accorto. Bellissimo, però. Cristiano Zanetti. Cristiano Zanetti. Del Piero. Ma io lo consiglio sempre, Matteo. Tu che sei streamer, adesso se ti metti Better TTV, ti puoi scegliere le emote che possono comparire sul tuo canale. Ma sai che bello vederti in chat un sacco di emote? È come avere una lista gigantesca di emote. Lottano per il pallone in mezzo. Consiglio fortemente di streamer. È stata raccolta dal portiere. Specialmente quelli che hanno le grafiche. Io che non seguo il calcio, leggo tanti nomi. Ma io, Xinkai, sono più fan del calcio di una volta. Del calcio old school. È quello, il calcio lì che mi emoziona. Zanetti, Nedved, Trezeguet, Chiellini, Del Piero, ovviamente. Certo che ci si emoziona. Che l'intervento è stato regolare. Si emoziona tantissimo. Trezeguet. Nedved. Alessandro Del Piero. Occasione per crossare. Vai. Nedved. Difesa solida in questo caso. Siamo alla mezz'ora. Siamo alla mezz'ora. Vai Pavellino, Nedvedino. L'ha fermato irregolarmente qui. Ci siamo. Bravo Alex. Bravo Alex. Il portiere è stato impegnato costantemente. Ma cosa è successo? Ha perso la palla? Con azioni interessanti, ma il portiere non ho capito questa azione. C'è il replay, vero? Cos'è successo? A vedere? Vale. Ma no. Come si fa a tornare indietro? Fa vedere? Non ho capito cosa è successo. È successa una cosa stranissima al portiere, ma non so cosa. Fa vedere? Ah, la voleva rinviare, non è riuscito. E non so cosa è successo, vedete? Boh. Bel mistero, ragazzi. Per loro oggi. Comunque sì, vedere questi nomi è veramente bello. Adesso la palla è in suo possesso. Possesso palla mantenuta. Devo dire che veramente, come giochi che sto portando in questo periodo, per le scelte dei giochi, sono al settimo cielo, sono felicissimo. Cioè, stanno avanzando sulla fascia destra. C'è Final Fantasy VII Rebirth, che è il gioco che volevo vedere da una vita, un Final Fantasy così. Riuscirà a creare un pericolo. Pensavo che non l'avrebbero mai fatto. Da Final Fantasy IX che non facevo più un Final Fantasy così. Dentro. Cioè, è troppo bello, open world, vai in giro, esplori. Segreti, cose Pisano. Varie e anche moderne, le relazioni con i personaggi che sono una cosa bellissima da vedere, relazioni nel senso affetto, diciamo così. Poi Yakuza Like a Dragon mi piace tantissimo, devo ancora capire il gameplay di battaglia se mi troverò bene o no, però devo dire come trama è veramente il top. E poi ovviamente palla rubata, il retro gaming play 2 che è una perla stupenda. Sto portando quei giochi che mi fanno sempre emozionare. Pensa a Xinkai che l'ho aperta come un omaggio a Toriyama con Dragon Ball Budokai 3, Budokai Tenkaichi 3, super divertente di Yakuza. Esatto Matteo, Like a Dragon è veramente tanto bello, ma te porti giochi incredibili, fa felice anche me. Guarda qualche gioco di auto. Sì che li porto. Io adesso in privato gioco F1 23 per Trezeguet. E devo dire che è una roba allucinante. Hamilton e Russell sempre sopra tutti gli altri. È una cosa incredibile, eh? Non riesci proprio a tenere testa alla Mercedes. Non ce la fai. Gli allenatori avranno molte cose da dire ai giocatori. Mauro, come giudichi questo primo tempo? Devo dire che sinora ho preso Schumacher alla seconda stagione nella mia squadra. Si piazza 14esimo Schumacher. Häkkinen si piazzava 11esimo, Schumacher si piazza 14esimo. Abbiamo Zebina che non sta tanto bene. Zebina. Metto piccolo quello di Dragon Ball, no, non è lui. Balzaretti. E me ne mette Marco Balzaretti che non c'entra nulla col calcio. Camoranesi. Paro, no, per carità.
Palladino, no, vedete che poi, è lì che quando vedi le panchine ti accorgi che sei con la Serie B. Spio sfiduto tra Colin F1 tra la... No, non me la cavo bene, non me la cavo bene, faccio degli errori che... Certo, anch'io guardo sui... Grazie, sì, ho visto anche i commenti di Matteo, gentilissimo pure lui, Matteo è veramente gentilissimo, ma siete tutti gentili comunque, devo dire. Ogni tanto, sì, qualche commento aggressivo lo ricevo, devo dirlo, lo dico sempre. La maggior parte li tengo, se non sono offensivi veramente pesanti, che mi dicono, ma Jack hai sbagliato il giocatore, mi sta bene, cavolo, è un appunto. Me lo tengo e dico, terrò conto per la prossima volta di non fare lo stesso errore. Quelli lo tengo, li tengo volentieri, però, arrivano messaggi del tipo, ritirati, fai schifo, arrivano anche quelli, Non so perché, magari dicono, non sai giocare a sto gioco. Me l'hanno detto con i PES. Ma me l'hanno detto con PES. Spedita sulla fascia. Con PES 6, mi hanno detto, non sai giocare a sto gioco. Ma non è vero. Ottimo movimento sulla palla. E spara. Cioè, ci gioco da quando è uscito la PES 6. Ininterrottamente, praticamente. Quindi. Cioè, non so come si può dire, non sai giocare a un gioco che tu giochi da una vita. Cioè, diventa anche la memoria muscolare. Esiste. Compagno libero. Nedved, ma peccato. Ah, forse si è sentito sotto pressione. Sopra la traversa. Pavellino. Ecco qua. È una bella partita, ragazzi. Manca il gol di stimolo proprio. Cardone. Bologno. Dovremmo essere strafavoriti. Colì. Bravissimo. Guarda come corre. Sto cercando di togliergli la palla, ma non riesco. Morfeo. Ma Morfeo costruisce delle azioni fenomenali. Castellini contro Piccolo. Ora un bel cross può far nascere l'occasione. Questo è interessante. Rischioso Kovac. C'è Nikeda. Kovac lo chiamavo il dottor Kovac perché in IAR c'era quel dottore, credo jugoslavo, che si chiamava Kovac. Azione molto importante in questo caso. Veniva sempre in mente lui. Fai benissimo, già mi incuriosisce vedere Jack alla guida. Sì, io ad esempio alla fine vi dicevo ieri che non avevo spazio per GTA 5, disinstallando Final Fantasy 14, che tanto ormai sono a fine abbonamento del server, ho liberato lo spazio, stanotte l'ho scaricato, un pezzo ieri sera, un pezzo stamattina, diciamo alle 6 del mattino che mi sono alzato per mettere la play in download, ed è stato bello tornare su GTA 5, fare l'intro del gioco, e dire ma quanto è bello GTA 5 ragazzi, io capisco il fascino che ancora oggi è perché non hanno avuto fretta di fare subito un 6, perché è troppo bello come gioco. Quelli che offendono così Jack, io chiederei sempre di mostrarlo, ma perché molti mi dicono ma io gioco tutto a professionista, spacco tutto, ma non hanno nessun video, non è che li vedi che hanno un video che lo prova. Non c'è. Ricordo che una volta, così per scherzo, io e una mia amica su Play 4 giocavamo a Dark Souls 3 e lei continuava a morire contro il boss iniziale. E ha detto, guarda, se proprio vuoi giocare con uno che non ha mai giocato, va bene, vengo. E visto che era il mio primo tentativo contro quel boss in coop con lei, l'abbiamo battuto. Si sentiva la mia emozione, la mia gioia. Ho detto, no, non ci credo. E mi hanno scritto, ma cosa c'è da festeggiare? È solo il primo boss, non ci vuole niente, vattolo. 15 minuti dell'incontro. Ma un po' demoralizzato, però ripeto. Cioè, c'è una ragione dietro l'entusiasmo, non è così, boh, batto un boss, vado a festeggiare. È che lo giochi per la prima volta con una ragazza che non riesce a batterlo. Aia, tizio, cavolo, mi preoccuperei. Splendido tocco. Scheda video, O ventola. Cavolo. Mi preoccuperei. È uno dei più brutti segnali e il PC che si spegne da solo. Possesso palla mantenuto, altra chance. Cavolo. Bella. È una delle cose. Mi sa che mi sono venuti i brividi, tizio, giuro. Mi sono venuti i brividi quando avrei detto. Cavolo, mi hai ricordato quel periodo che mi si spegneva a me. Quella volta che ero serata horror mi si spense. E io ero terrorizzato. Cavolo, eravamo lì che ci divertivamo in gruppo, a ridere, scherzare, fare i cretini parlando di paranormale. E mi si spense il PC.
una schiappa totale. Non è vero, Xink, e tu te la cavi in tutti i giochi che giochi. Sai quale mi hai colpito molto? Era Project Zero 3, credo che fosse il 3. Il modo in cui lo portavi, in cui narravi la storia, quello è qualcosa che pochi riescono a fare. No, col cavolo, no, 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 tizio, non si riaccende, no, 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 dove riaccende la mano. Già commesso da B, 2K15, facendo l'Universe, grande, bello, 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 quelli erano i buoni, fino al 16, anche il 17 e il 18, erano buoni giochi. Non mi si accende, aspetta, aspetta, stacca, stacca il cavo d'alimentazione, riattaccalo, prova. È un bel problema, tizio, cavolo. Te l'hanno testato, te l'hanno testato. E la palla esce dal gioco ancora una volta. Però aspetta almeno 7-10 secondi a rimettere il cavo, eh. Aspetta 7-10 secondi, così perde la memoria d'accesso, perché di solito i BIOS hanno una funzione di auto-recovery, praticamente devi aspettare 7 secondi. È una norma, prassi, Rossi. Probabilmente ne bastano meno, ma di solito si aspettano 7-10 secondi. Era terrorizzato quel gioco spaventoso. Ciao Aurora, come stai? Stiamo facendo una Juve contro Parma. Non mi ricordo se nel pronostico ho messo dopo 90 minuti 120, ma è davvero sconcertante. Siamo pari. Penso che sarebbe troppo chiedere un gol. Sarebbe troppo chiedere un gol, se riuscivo a fare il gol ti facevo il gol, amici miei. Grazie Matteo, anche te molto bravo con l'Ice of P. Matteo è fortissimo. Va che rispondere ai Souls. Io mi ricordo che ho visto persone che sui Souls ti scrivevano: occhio, non leggerò per un po'. Lui anche contro il boss e legge, chiacchiera contro il boss. Poi gli dicono: ma concentrati, è vero. Non va, porco cane, tizio, sono preoccupato anch'io per te. Ma avevi toccato qualcosa nei settaggi? Hai disinstallato roba? Ma no, ma non ha senso. Cioè, proprio neanche si accende. Ma se tu avevi già problemi prima di spegnimenti, perché se loro l'hanno testato per tutte quelle ore e te... Possesso riguadagnato. Potrebbe anche essere il cavo d'alimentazione. Non voglio farti spendere un cavo d'alimentazione, ma se ne hai uno. Se hai uno di un altro PC in casa, prova. Prova. Ti ringrazio tutti e due. Lo dice anche Germano. Ma perché lo penso davvero, ragazzi? Io amo le persone che amano parlare. Sono solo io che a volte sono un po'. Un po', potrei dire, arrogante, ma non è arroganza, non è la parola giusta. Che pretendo che il mio gameplay di Final Fantasy VII Rebirth sia buono, ma tanto rispondo dalla chat, se non parlo a voce, perché voglio veramente che sia un'avventura che poi voglio vedere e rivedere. Il mio sogno è sempre stato quello di portare Final Fantasy VII già nel 2005, quando c'era YouTube, 2006. Io vedevo le persone che portavano Final Fantasy VII. Ciao giovane, non fai più game di FIFA 90? Ma certo che li faccio, ma certo che li faccio. Sono su YouTube. Sto portando la retrocarriera del Vicenza su FIFA 99 e sul 2001 sono sul Bari, mentre il 2000 al momento ce lo fermo, però ho iniziato UEFA Euro 2000 e l'Europeo con l'Italia, perciò assolutamente amo troppo quei FIFA lì, quel periodo di FIFA lì, lo amo veramente tanto, perciò veramente ti assicuro che è qualcosa di incredibile. Un altro tiro bloccato. Rocket League è estremamente intelligente, ma no, però se interessa, è un gioco tattico. Per battere il portiere oggi. È un gioco di squadra. Ma guardate, io dei miei utenti, c'è un ragazzo molto giovane, non posso neanche dire l'età, a parte che non si dice di nessuno l'età, però. È un ragazzo molto giovane che è tanto intelligente e fra l'altro ha seguito un sacco di miei consigli, praticamente tipo di studiare una seconda lingua che ti aiuta moltissimo le sinapsi mentali e infatti si è dedicato allo spagnolo e poi comunque anche il fatto che è diventato veramente bravo, è andato a platinarsi Assassin's Creed Odyssey, cioè comunque vedi che un ragazzo così giovane che fa delle imprese che di solito le fai 16, 17, 18 anni. Ci ho passato l'infanzia su quei giochi, ma non devi ringraziarmi, guarda, lo faccio con un sacco di piacere, Danilo. Posso chiamarti Danilo? È il tuo nome? Se posso chiamarti Danilo, mi viene facile.
Praticamente dicevo che sono giochi bellissimi. Poi, ovvio che questa qui è una rubrica sui giochi della Play 2. Oggi ho portato Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Si è mosso Ho bene per portato troppo. Wii ISS Pro Evolution Soccer 3. Stanno mantenendo Però, la posizione in alto, veramente, conquistando io il gol. FIFA 2000 rimane il mio preferito. Non so perché sono così appassionato di FIFA 2000. Lottano per il pallone in mezzo all'area. E il Spazzola via di 2001 testa. devo Ecco dire che mi è piaciuto perché è tanto tanto simile nel le gameplay, palle di davvero rigore. tanto. E sì, sono la mia infanzia anche per me, siamo più o meno Gianni Kedda. siamo lì, siamo più o meno della stessa fascia d'età, siamo nello stesso anno quasi. Perciò veramente, cioè voglio dire, siamo cresciuti nello stesso periodo e quindi trovarsi questa PlayStation 1 dove finalmente sentivi i giochi Non con la riescono ad commento in intendersi. italiano, era qualcosa di incredibile, cioè passare da giochi come Sensible Soccer senza commenti o altri giochi che magari li trovi in inglese, passare all'italiano e dire no, non ci credo, un gioco di calcio in italiano e ti emozionavi. Neanche morto, mi spiace. Scusatemi ragazzi se Tizio oggi non saluta tantissimo, ma ha avuto un problema grave, ha avuto un problema grave al computer, non mi si accende più, perciò è veramente nel panico. Cioè se non ha ricambiato il saluto è solo perché Si inserisce lo nella posso capire nel formazione. panico più assoluto. Riusciranno a Lo sarei continuare a anch'io, tutto difendere così sommato. bene? No, Pallone modesto intercettato. dicevo Danilo. Danilo è il mio nome, Conquistato la palla. Lazarus, il soprannome è una canzone. Oh, il Placebo, mamma mia, Placebo, ho proprio Cigarini. sentito ieri Pure Morning, che è Pensa bellissima, te. che diceva: A Nelson friend Edvier. in need is a friend Pepe indeed, a Piero. friend with breast, praticamente, non mi Piero! ricordo, and all the rest, Arrivederci cioè era un Sport. po' Richiami giocosa tutti quella canzone, è all'Italia. bellissima. Noto che c'è molta Suona stanchezza con la in campo. chitarra. È bella Decide la di far chitarra, partire Danilo, gli è bella la eventi chitarra. per decidere Lazzaro, chi secondo darà me, è una canzone schizzo. classico. Responsabilità. Non metto Camoranesi perché secondo me abbiamo un personaggio di Dragon Ball, l'abbiamo qua. Pensate voi, abbiamo Piccolo. Non è vero che lui. Ok, scusate. E tutti i tifosi all'interno dello stadio adesso Cioè, che devono se fare i neanche si conti con accende una non è sul dimensione riscaldamento incredibile. perché. Messo dentro con molta sicurezza. David La Trezeguet. mira è stata leggermente imprecisa e Posso così chiederti il che palo. squadra tifi, Danilo? Mamma mia, ha Gira segnato palla. Budan. Ha 1-1. segnato Gran Budan. rigore tirato con Oggi ho molta fatto, sicurezza. e ho pubblicato su YouTube, Parma e Juve per la Master League su ISS Pro. Adesso sto facendo Juventus Parma, al Il contrario. capitano Dai si Alex. incarica della Alex, ci battuta con credo molto in coraggio. te. No, Il non l'ho tirata lì portiere sapeva comunque. proprio cosa fare. Certo che li avvisi, ma certo che li avvisi, certo che li avvisi, ovvio. Cavolo. Colpisce il palo. Kutuzov. Non voglio Sfiducia ridere, del non voglio portiere, ma ridere il pallone perché fermato. sbagliare un rigore è un'esperienza traumatica. Ho sentito interviste. È Non l'ho possibile tirata lì. saltare. Sembra quasi che le tiro centrali Sono perché ci sotto di due spero, gol. ma. Ok. Troppo Lo vicino per il sapevo come la tirava portiere. centrale, lo sapevo. Bene, direi che ha tentato, ma il Who tentativo è wants to fallito live? Ah, no, miseramente. San Dukas. Cosa sono i Ecco quello che Dukas? potrebbe essere l'eroe Cosa di sono, gioco. Alex? Gol! L'ha segnato. Chiellini La coi partita si capelli. chiude qui. Chiellini coi capelli ci porta alla vittoria. Questo ha deciso la partita. Capelli di Chiellini ci hanno salvato Partita la molto partita, dura, ragazzi. ma hanno vinto alla Ducati! fine dei rigori. La Ducati! Io mi sono fatto la carriera su MotoGP. Partita.